Clara, innanzitutto è un piacere ritrovarti da Varese a Castel Raimondo. Eccoci qua, sì. Molto caldo era oggi, ora un pochino più freschino. Beh, devo dire che appunto sì, però tra Vedona Monate è un'altra cosa, poi col lago. Sì, è un po' diverso il clima, però qua è bellissimo, Qua è meraviglioso anche perché comunque si respira musica, poi comunque cantare con una band, con l'orchestra, devo dire che è un qualcosa di eccezionale. Come sono andate le prove? Molto bene, e vedremo come va stasera. Vedo che il pubblico insomma è tanto, quindi sono felice di essere qua. Beh, diciamo che questi primi sei mesi del 2024 sono stati straordinari: Gli Amanti Grezzi, il primo album, il Nameless, e poi tra l'altro addirittura anche come modella, anche la copertina di una, nel senso, devo dire che appunto è stato veramente eccezionale. Per te cosa ha rappresentato questo inizio 2024? Sicuramente, come ti avevo detto, ancora di più adesso rispetto alla scorsa chiacchierata, credo tanto in me, mi ha dato tantissima carica e è stata una sfida con me stessa, una continua sfida, e è questo che mi piace perché mi sento che ogni giorno cresco, miglioro, sto facendo il mio primo tour con la band e mi sta insegnando tantissimo, sono dei musicisti che lo fanno da anni e stare in mezzo a loro insomma ti carica ancora di più. In più ho uscito il singolo estivo con Icy e ho un legame gigante con lui, speriamo vada avanti così, speriamo nel 2025 col botto. No, beh, poi tra l'altro dopo Gli Amanti Grezzi appunto è arrivato Ragazzi Fuori, poi appunto il pezzo con Icy, e devo dire che stai mettendo sempre di più in risalto quelle che sono le varie sfaccettature di una personalità artistica che è in continua evoluzione ma comunque ben centrata. Sì, mi piace giocare, cioè mi piace mostrare più lati di me, soprattutto con l'estate, secondo me la leggerezza è gradita anche da me ad esempio, quindi è stato molto bello mettermi in gioco anche con Icy, e si prospetta, è un'estate molto calda. Ma un palco come quello del Nameless cosa ha rappresentato nel tuo percorso, soprattutto perché è un festival obiettivamente fra i più importanti d'Italia? Allora, io l'anno scorso l'avevo cantato alle 3 del pomeriggio, quindi ero proprio agli inizi. Ora sono all'inizio, ma ero agli inizi. Ora in realtà non mi sento più all'inizio, mi sento che sto camminando, cioè nel senso il mio percorso è iniziato, no? Prima ero proprio all'inizio. Quest'anno cantare comunque la sera in scaletta ha significato il fatto che sto andando avanti, no? Che sto crescendo, e quindi è stato molto bello. Devo dirti che però l'emozione più grande in assoluto l'ho avuto aprendo il concerto di Lana Del Rey, perché c'erano 32.000 persone e io non avevo mai cantato davanti a così tanti. È stata una cosa, non sapevo dove guardare, cioè è stato enorme. E lei è stato tipo un angelo incontrarla, è stato bellissimo. Beh, tra l'altro appunto mi hai in qualche modo anticipato la domanda, perché la mia curiosità era legata al concerto di Lana Del Rey, ma ci sarà anche il Varese Summer Festival, sì. Perché è vero, è un'altra cosa, ma è un modo per tornare a casa, per riabbracciare il tuo pubblico, quello dei Giardini Estensi. Sì, no, non vedo l'ora, ci vediamo il 20 luglio, sì, e sarà bellissimo anche perché insomma c'è tutta la mia famiglia, i miei amici, non vedo l'ora. Devo dirti la verità, non vedo l'ora, poi non vedo l'ora di ottobre, fine settembre che inizia il mio club tour, quindi anche lì ci incontreremo in giro e canteremo a squarciagola, ci divertiremo, ci conosceremo, quindi vi aspetto. Ma qual è il complimento più bello che hai ricevuto dai tuoi tanti fan in questi mesi? Allora, ultimamente, soprattutto con Sanremo, penso che arrivi un po' alla genuinità, ma anche la passione che ho per la musica, e questo mi fa molto piacere perché i social sono un posto, come tu ben sai, dove ci sono tante critiche e devi essere pronto a riceverle, però quando vedo magari persone che hanno criticato puoi dire no scusa, anzi cavolo, ma tu canti comunque, no? Allora lì è la cosa più bella. Poi in generale vedere le persone sorridere con la musica, essere felici, è bello. Grazie mille davvero e buona estate. Grazie a voi, ciao da Varese.